Amici, anzi miei, bentrovati qui su Mandra Gaming ed eccoci qua su Afraid of Monster Director's Cut. Ragazzi, questo è il gioco che il vostro Mandra ha deciso che sarà la nostra nuova serie horror. Quindi, finito Outlast, finito Resident Evil Revelations, questa sarà la nostra nuova serie, ragazzi. Io spero che vi piaccia, non ci ho mai giocato ed è sinonimo di qualità questo gioco perché è dagli stessi creatori di Cry of Fear, quindi gli Psychalar Team. E ragazzi, spero che non ci deluderà, spero che ci faccia dare, come dire, la nostra giusta e sana dose di urli e spaventi. Ragazzi, io prima di cominciarla però sono onesto e sono sincero, quindi proveremo un 2-3 puntate, vediamo come va, perché so che è un gameplay da fare molto abbastanza lungo, quindi ci saranno parecchie puntate da fare, quindi io però voglio vedere come va nei primi tre episodi. Dai ragazzi, sono sincero perché comunque serie non seguite mi dispiace continuarle da solo, quindi se sarà una serie seguita si continuerà, altrimenti ragazzi, come è successo per Deadpool, si interromperà, ma sono sicuro che andrà bene questa, ragazzi. Quindi Afraid of Monster, seleziono l'ero difficoltà o la sala di addestramento? Io direi medio, senza che ci moriamo sopra. Una difficoltà media, ragazzi. Quindi si parlerà di vero horror sto giro, quindi paure vere, tipo Outlast, tipo Cry of Fear. Perché? Io ci ho già ripensato a sta cosa. Ci ho già ripensato. Ok, lì di fuori è giorno forse. Forse. Ospedale. Hospital. Beh. È un altro scemo. Questo è un altro pazzo. Markland Hospital. Sì. Dove ci può portare? Queste bande laterali stanno crescendo. Ho il volume altissimo. Bene. Proprio per prendere i giusti e dovuti scagazzi, amici. Ho letto anche che questo gioco non è proprio facile. Non avevo dubbi, ragazzi, anche perché anche Cry of Fear non è stato per nulla facile. Anche perché io salvavo solo con i mangianastri, non salvavo tramite la console di comando come hanno fatto praticamente tutti gli altri YouTubers. L'angolo, va bene. Sì, mi stai mettendo un'ansia clamorosa, quindi ti prego. Chi è questo? Dove stai andando? Nel bagno. Bene, mi fa piacere che questo gioco cominci all'interno di un cesso, presumo. Sì. Bene. Mandra, abbi il coraggio di fare tutto questo gameplay. Sì, ce la puoi fare. Sento un rumore di una macchina. Ok, mi sto guardando allo specchio. Ho veramente bisogno di prendere queste pillole. Bene, un drogato, ottimo. Sì, sicuramente è un drogato. Siamo dei drogati. Siamo dei pazzoidi psicopatici. Non posso smettere di prenderle. Ma ce la puoi fare, amico mio. Questo lo aggiunge il Mandra. Tu ne puoi uscire se vuoi. Dannazione, ecco. Beh. Bellissimi, siamo veramente belli. C'ha anche i capelli un po' alla cazzo come me. Bene. Considerando anche il fatto che neanch'io sono proprio così normale. Vabbè, l'uomo invisibile è uscito fuori dal cesso e insomma ha fatto i suoi bisogni. Caricamento. Dove sono? All'interno di un cesso, amico mio. Sei entrato in un water. Che cosa? Amico. Cos'è questo? Che cazzo è successo qua, ragazzi? Non mi ricordavo che i cessi fossero così. Cos'è Minecraft in bianco e nero? Ok, è calla. Ecco perché è un gioco difficile. Devo zoppare fino a lì. Vai! Ah no, che. Ah, non è un. È una sorta di corridoio. Che io seguo, eh.
Ma perché mi sono mis... Le frecce mi dicono di andare... E se io vado al contrario? Eh? Pensi che io... Ok, va bene, ok. Ok, non mi fai assolutamente paura. Non è vero, mi sto cagando sotto. Se... If se... Oh, belli. Le celle. Ok, ah, bene, sì, salve, salve signore insanguinato, rimanga dietro la vetrata. Che c'è scritto? Red, le leggo solo red, non è che... Ah, queste sono tutte le pillole che ho preso nella mia vita, ottimo. Sono già morto, bellissimo, sicuramente ho capito il concetto di come funzioni, è ottimo, quindi... sì, ok, sono sulla terraferma. Come sono morto innanzitutto? Ecco, appunto. Bene, io seguirò le palline blu. Seguo le palline blu. Che so che mi porteranno a morire. Ma che cazzo succede? Ma dove sono? Ma minchiazza! Ma... Ok, allora seguo quelle. No, vabbè, quelle rosse, tipo, sono già morto per queste rosse. Ok. E adesso di qua. Ok, e ancora di qua. Sì, seguo queste rosse. Sì. Sì, lo sapevo che era la soluzione questa. No, per niente, proprio. Oddio! Ok, grazie dell'aiuto. Vai! Ottimo, perfetto. Ok, vai piano, segui questa linea rossa. Vai tranquillo, Mandra, vai. Non hai nulla di preoccuparti. Il rosso è il tuo colore. Vai, sì. Ok, io lo so che queste sono tutte cose per farti concentrare sui pallini. Che cazzo era quel tizio là? Tizio. Cosa sono sti mugugni? No, 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 va a fanculo, va. Il me già mi sta a far venire l'ansia, bello. Ok, qui devo seguire. Ok, devo saltare su quello rosso! Sì. Che era? No, 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 aspetta, va. Take it easy, Mandra. Stay calm. Stay calm, c'è qualcuno che piange un po' così, in questa maniera un po' sordina. Ma devi... Zompa! Ok, ho zompa di nuovo. Ok, bravo Mandra, sì, hai già capito come funziona. Vai così. Ok, stai sputando come un coglione. Ok, vai, ancora. Sì. Là. Ha! Oddio, mi devo scrocchiare la schiena. Beh. Ah, Dio, belle queste atmosfere. Sì, grazie Team Psycholar che mi avete fatto un gioco tipo Cryo Fear. Grazie. Tutto storto, malato, come solo voi sapete fare. Oh mio Dio. Mi sta venendo da vomitare. Fatemi uscire di qua. Di qua, sicuro. Che è di qua, vero no? Bene, che sta a fare qua? Non si preme. Devo uscire di qua? No. Da qui, ci sono entrato, no? Quindi non è possibile che io debba tornare di nuovo indietro. Quindi sto sospirando come un pazzo. Devo andare di qua. Se segui le palline, Mandra. Ma dove cazzo allora devo andare? Ma possibile che già mi sono bloccato? No. No, 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 attenzione. No, 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 ce la puoi fare? Allora, questa, aspetta. Io me la sono vista tipo da qua. No, 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 questa è l'uscita. Questa è la... Sì, devo andare qua. Over here. Oh, bello. Over here a chi? Porca troia. Ma vaffanculo, sono pure morto. No, e che devo rifare tutto sto pezzo? Poi dici perché è difficile, eh? Ok, ci ritroviamo di nuovo qui. Perfetto. Bene, ma sto giro, prima di morire, io salvo. Eh sì. Almeno in questo gioco posso salvare quando voglio. E questa è un'ottima cosa. Dire. Aspetta, no. Sto giro t'ho fregato io. Ecco. Ok.
Ok, mi hai spaventato la prima, non l'hai fatto la seconda, bello, perché il mandro è preparato a qualsiasi evenienza. Niente, nessuno potrà fermare il caricamento. Sì, decisamente sì. Bene. Dove cazzo siamo? Lo possiamo sapere? Ah, bene. Sì, non mi sono mai mosso da qua. Stupendo. Lo specchio è diventato di legno con un occhio. Benissimo. Sì, quindi siamo, non ci siamo. Dannazione, I must have passed out. Avrà tipo scritto: ci sono passato. Sono passato fuori. Tipo, vabbè, sono rimasto qui dentro. Non lo so. Bene, ci ritroviamo all'interno di allora, questa porta è chiusa. Oh, quindi, ok, l'ospedale è così ancora. Bene, l'ospedale è qua. È vuoto. Sangue, coltello, eccala, coltello amici, ci ha dato un coltello. Figurate che deve succedere con coltello in mano, o immagino, io già lo so che deve succedere. Io so sicuro che farà una brutta fine. Ne sono assolutamente certo. Vediamo un po' se si può spaccare sta affare. Sì, ok, come Cryofear, perfetto, ok. È solamente il personale, vabbè, io faccio parte del personale, oh. Qualcosa manca alla porta. Ok. Qui si può entrare. Sì, ok. Le chiavi della reception. Ho preso delle munizioni. Bene. Munizioni che non mi servono a nulla. Ottimo. Quindi, questa no, non è. Ok. Questa pure no, questa è aperta. Non ci sono armi. Bene, mi dai pure il simbolo, mi dai. Vabbè. Manca qualcosa, sicuramente la chiave. No. Ok. Già abbiamo fatto ottimi progressi. Assolutamente ottimi progressi. Qua ci siamo entrati? Ah, sì, ci siamo entrati. Ok, già mi sto perdendo. Beh. Ok, porta del personale. Beh, ok, perfetto. Andiamo di qua, di qua. Aspetta, che l'ho aperta? Ho sentito tipo uno sclaclac. Ok. Il famoso sclaclac che tutti voi conoscete? Non c'è, non abbiamo una torcia? Io non vedo nulla. Bene, allora posso anche uscire. Qua? Ok. Ok, qui ci sono delle orme che escono però. Ma che cazzo è sta storia? Oh. Aspetta, oh. Ma usciamo subito da qua, oh, belli. Ma voi siete matti, eh? Asclerati. Qui da dove sono finito. L'ho aperta? Sì, l'ho aperta sicuramente con quelle chiavi. Cos'è quel dipinto là? Vabbè, scendiamo, voglio scendere. Mi piace scendere. Mamma mia, troppe strade, troppe porte, regà. Come faccio? Questa è aperta. Cos'è là? Batterie. Batterie. C'ho delle batterie, delle munizioni e non ho né una torcia né una pistola. Ok, un kit di pronto soccorso che non me ne faccio nulla. Porca puttana, la torcia. La torcia, come si usa sta torcia? La F, la mitica F, perfetto. Qua invece, che cos'è? Apriamo e andiamo negli oscuri meandri. Ok, allora aspetta, c'è qualcosa qua? Sento l'aria veleggiare. Apriti, grazie. Ok. Quindi ci stiamo armando di tutto punto. Questa, ok. E se io invece adesso vado giù, vado ancora più giù, no? Che c'è scritto? We are trapped, forse we are trapped, noi siamo intrappolati. Ok, allora vado tutto su. Vado tutto su verso il dipinto e vado di qua. Non si può aprire, ok.
Allora, torno giù e sicuramente ho dimenticato qualcosa qui. Ho dimenticato qualcosa qua. Ma se io salvassi ogni tanto? Eh? Che dite? Beh. Che poi che sarà per salvare in automatico? F5, boh. Sento dell'aria. Tipo qua. Si può. No, non mi voglio suicidare. Cos'è? Aspetta un po'. Che c'è qua? Meno male che avevo salvato! Che culo incredibile! Avevo salvato! Se no avrei dovuto fare tutto da capo. Ottimo. Voglio andare qua di sotto prima. Dici Mandra, ma c'è la scala vanna di sopra, non me ne frega niente. Tanto io ormai, cioè, il team di Psycaller lo conosco, cioè, ci ho fatto Cry of Fear, quindi figuriamoci se io non conosco che sono dei pazzi scelerati, maniaci. Quindi devi fare, con questi giochi qua, devi fare tutto quello che non, sembra non abbia senso, quindi. Ok. Prima faccio le cose senza senso, poi faccio quelle normali. Dai! Ok. Qui? Qui non si può entrare. Ah! Ma porca puttana. Ma dove sto? Ma che mi ha riportato qua? Ma dai, su! E mo? Vedete perché sono degli stronzetti? Eh? Sono degli infamotti. Perché io mo me devo rifare sto pezzo un'altra volta. Non ti abbonano niente sti ragazzi, eh? Cioè, veramente, ti fanno fare tutto in maniera difficile. Ok. Allora. Torno di. Allora, sei scemo. Allora, Mandra, sei pro. Ok, ce l'abbiamo fatta a superare quel fottuto pezzo. Quindi vado di qua. E sono un po' qua sopra. Olè! Ottimo. Là! Ok, dove cazzo la sto? Non ho la più pallida idea di dove io sia finito. C'è una mappa, ragazzi, che sicuramente ci spiegherà tutto. Quindi nel prossimo episodio di Afraid of Monster Director's Cut, ragazzi. Quindi se il primo episodio di questa nuova serie horror vi è piaciuto, molta ansia perché di mostri non ce ne sono ancora stati. Quindi se il video vi è piaciuto, ragazzi, un bel pollicino in su, un bel commento, una bella condivisione se proprio siete generosi. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao!